I centristi di Teramo, del movimento Idea di Gaetano Quagliariello, hanno accolto numerosi e plaudenti il candidato di centrodestra Marco Marsiglio, che ha benedetto la squadra teramana schierata con lui alle regionali insieme all'UDC e alla Democrazia Cristiana. Persone per bene, dice Marsiglio, facendo un distinguo con i centristi ex d'Alfonziani che lui ha subito ripudiato. Onorevole Marsiglio, ma questi centristi lei ce li vuole o non ce li vuole? Come ho detto chiaramente domenica, raccogliendo l'appello di persone per bene come Gaetano Quagliariello e Gianni Chiodi, io voglio con me le persone sincere, oneste, per bene di centrodestra. La lista di Teramo e soprattutto i candidati di Idea nella lista dell'UDC di Teramo rispondono a questi requisiti e fanno parte legittimamente e pienamente della nostra coalizione e sostengono la mia candidatura. Io sono qui a onorare il loro impegno e a valorizzare questo contributo della cultura cattolico-democratica e popolare che all'interno della nostra lista. Con il candidato Marsiglio, rapporti fluidi? No, rapporti ottimi. Io sono stato un marsigliano ante marcia, nel senso che conosco Marco Marsiglio perché siamo senatori entrambi. So che è una persona che ha un'identità che non è la mia, ma oggi è molto importante avere un'identità, e questo gli permette di essere un moderato. Oggi i moderati sono quelli che studiano i problemi, studiano i dossier, che non propongono effetti speciali ma serietà. Al fianco di Marsiglio e Quagliariello a rianimare l'elettorato centrista e moderato di Teramo c'è anche Gianni Chiodi, che ha garantito per le capacità politiche del candidato presidente di centrodestra e non ha battuto ciglio quando Marsiglio parla dei soliti volta cabana, con chiaro riferimento alla diversa scelta politica di Mauro Di Dalmazio, suo ex assessore. Qual è la sua previsione? No, vince il centrodestra. Non mi è mai capitato che i sondaggi, quando sono molto forti, netti, siano modificati negli ultimi giorni di campagna elettorale. Quindi vince il centrodestra, i 5 Stelle comunque avranno una buona affermazione, il Partito Democratico al centro-sinistra sconta la difficoltà che in questo momento si registra in tutto il livello nazionale. Se dovesse esserci un 15% di votanti potrebbe anche vincere il Partito Democratico, come è successo.